tutti da Antonio Cilano, oggi commenteremo PSV Endovena contro SID FC, due squadre dal campionato opposto. Endovena che hanno condotto fin qui un campionato fantastico, ma sono stati bloccati dal pareggio la scorsa giornata contro Ius Varione, mentre i SID FC che hanno compiuto fin qui un campionato altalenante, ma comunque si dimostra una squadra molto grintosa, di cui il simbolo di questa squadra è Ivan Russo, un difensore che oggi avrà parecchio lavoro da fare contro le offensive di Comparato e Lombardo. Assente Orecchio, ci sarà l'articolo 11 Cirimina, proveniente dal Real Portimi. Aspettiamo il calcio d'inizio, a dopo. Tutto pronto per il calcio d'inizio, Lococo e Casale sul pallone, dietro subito per Ivan Russo, che prova a saltare immediatamente qui Lombardo, cerca subito il pallone lungo per Lococo. Pallone rimessa dal fondo a favore dei PSV Endovena, che oggi schierano Donia, loro difensore in porta. Qui adesso Ivan Russo che anticipa palla e prova a lanciare i suoi compagni. La palla arriva dalle parti di Donia che la devia in calcio d'angolo. Forse si è confuso all'ultimo momento con questo pallone che gli è ribalzato di davanti. Calcio d'angolo, batterà Casale, ancora Comparato. Ivan Russo cerca di fermarlo, Comparato si ritrova il pallone tra i piedi e prova questo destro, alto, sopra la traversa. Ci sta provando qui Comparato. Allora la palla, ha domestica questo pallone, lancia Comparato, Comparato vuole saltare Ivan Russo. Ancora Comparato, ostacolato, ma riesce a servire qui Lombardo che prova il destro, la paratissima qui di Carnevale. Bella occasione questa per i PSV Endovena. Molto bravo portiere dei SID FC Carnevale. Comparato a cercare adesso Cirimina. Cirimina può provare qui il destro, la parata di Carnevale. Dimenticato la difesa avversaria qui Cirimina. Allora Casale la mette ancora per Cirimina. Doppia occasione sprecata per Cirimina. Qui si è trovato il pallone sul destro, non è riuscito a metterla dentro. Allora Comparato. Capovolgimenti da una parte e dall'altra, ancora qui Cirimina. Cirimina può sparare il destro, sempre Carnevale. Veramente si sta dimostrando un grande portiere. Sì, DFC, se la stanno giocando, ora è rientrato Ivan Russo. Ivan Russo sbaglia qui per Comparato che poi sbaglia a sua volta col sinistro. Occasione divoratissima questa dei PSV Endovena. Doni a cercare qui Lombardo, fermato però da Andrea Russo. Andrea Russo prova la conclusione col destro. Prima vera occasione per i SID FC con Andrea Russo che ha cercato questa conclusione al volo. Ora Lombardo adesso alla battuta a mettere dentro questo pallone per Cirimina. Cirimina prova il sinistro e trova il vantaggio per i PSV Endovena, dimenticato dalla difesa avversaria. Bravissimo Lombardo con questo assist per il suo compagno. 1-0 quindi PSV Endovena. Cerca il lancio lungo per Piacenti. Allora ancora Lombardo ad alzare questo pallone per palla. Palla, si ritrova il pallone sul sinistro. Miracolo qui di Carnevale che si è lanciato contro il pallone. Casale può servire dentro Giunta. Lo fa e Giunta trova il gol. Bravissimo in questo inserimento. Trova il gol del pareggio Giunta. Fantastica questa rimessa laterale battuta da Casale. Bravissimo nell'inserimento Giunta. 1-1 quindi per i SID FC che si stanno giocando la partita. Comparato questo. Comparato a servire qui Lombardo. Lombardo prova a liberarsi di Lococo. Ancora Lombardo a servire Casà. Casà salta l'avversario. Casà prova il destro con Carnevale che compie l'ennesimo miracolo della partita. Prato sulla sinistra, ancora lui. Comparato prova a staccarlo Piacenti. Allora la palla qui no, è stato Piacenti. Allora lui può provare il destro. Donia, la parata qui fondamentale di Donia. Sicuramente bravissimo in questo pressing Piacenti. Lombardo ancora con la sua serpentina, la mette dentro qui per palla che trova il nuovo vantaggio di PSV Endovena. Bravissimo Lombardo a liberarsi di tre uomini, a servire tutto solo palla. 2-1 PSV Endovena quando siamo al 23° del primo tempo. Ancora Lombardo. La palla tra i piedi di Comparato, fermato da Ivan Russo. Parte lui in contropiede il capitano dei SID FC. Cerca questo pallonetto a servire Piacenti. Signor Cultrana fischia alla fine del primo tempo, una partita molto equilibrata con i PSV Endovena che hanno sprecato tantissimo. I SID FC se la stanno giocando fino alla fine, però negli ultimi 5 minuti hanno concesso un po' troppo agli avversari che hanno trovato il vantaggio. Vedremo cosa succederà nella ripresa mentre si avvicina il signor Cultrana. A dopo. Tutto pronto per il secondo tempo con Lombardo e Cirimina sul pallone. Ricordiamo il risultato 2-1 per i PSV Endovena. Ora Cirimina salta subito due avversari, prova subito il destro. Carnevale controlla il pallone andare fuori. Donia che serve Lombardo, capovolgimento di fronte. Lombardo salta con un tunnel di Ivan Russo. Ancora Lombardo! E trova qui il gol del 3-1. Bravissimo a saltare Ivan Russo col tunnel. Lombardo
Grande partita dell'attaccante di PSV Eindhovena, Casale. Qui la palla si ritrova alle piedi di Pane Pinto, che si divora un'occasione da gol clamorosa. Pane Pinto, peccato per i Sid che potevano accorciare le distanze con Pane Pinto. Ottimo difensore di Van Russo. Allora comparato, serve Fici di Minna, sempre Van Russo a pressare su tutti. Allora Lombardo prova questo pallonetto comparato, ma grandissima l'invenzione qui di Lombardo a servire comparato tutto solo, 4-1. Adesso provano a dilagare i PSV Eindhovena. Palla per i PSV, no, è per i Sid. Allora Casale può cercare sempre il lancio lungo. Lombardo, questo pallone è controllato benissimo da Palla. Palla può provare il destro, Carnevale, veramente ennesima parata di questa partita. Palla, è 3 contro 1, ancora Palla, attenzione Palla, a servire qui con Parato, col sinistro la mette dentro, allora Palla trova il gol. Mi sono confuso pure io su questa azione di PSV Eindhovena. Palla si ritrova il pallone per i piedi su questo tiro cross di Comparato, trova il secondo gol personale e allungano ancora i PSV Eindhovena questa parata. Allora ancora Cimina col destro, sempre Carnevale a cercare di neutralizzare questa occasione, ma la palla entra. Dimenticato la difesa avversaria per l'ennesima volta Cimina, quindi allungano ancora i PSV Eindhovena. Allora Carnevale, via Casale, però sbaglia qui l'aggancio. Allora Cimina salta il portiere, trova la tripletta personale Cimina. Erroraccio qui di Casale. Allora ancora Alcatraz, Casà che cerca di servire dentro Lombardo, la palla ancora per Casà che prova la conclusione, il palo, e poi Lombardo si ritrova davanti alla porta. Bravissimo qui Casà, è sfortunato anche, però Lombardo è riuscito a metterla dentro. Adonia, ancora Adonia, lì c'è il contrasto, cerca ancora Palla che trova il terzo gol personale. Palla, la palla per Comparato che trova il gol con Carnevale che non è riuscito nell'uscita. Comparato ci ritrova il pallone sul destro, l'ha messa dentro. Serve adesso Comparato con la punta a servire qui Casà che cerca ancora Lombardo che trova un altro gol per i suoi. Lombardo che trova quindi anche la tripletta personale, annulla diciamo l'ammonizione che aveva subito precedentemente. Il signor Cultrona fischia alla fine della partita, quindi PSV Eindhovena che hanno giocato un secondo tempo perfetto dopo un primo tempo dove hanno sofferto un po' contro i Sid FC, ma poi si è bevuto lo strapotere della squadra bianca che torna quindi a vincere dopo il pareggio contro Jus Varione. Vedremo allora cosa succederà a Red Bulls e lo Scafatero, se in questo momento si trovano al primo o al secondo posto, quindi vedremo se i PSV Eindhovena li scavalcheranno oppure si troveranno costretti ancora a inseguire in attesa del grandissimo big match Red Bulls PSV Eindhovena fra qualche giornata. Un saluto da Antonio Cilano e alla prossima.